Bentrovati da Nico Schiodetto a un aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Nel corso di venerdì una zona di bassa pressione abbraccerà gran parte d'Italia con temporali acquazzoni al mattino anche intensi. Attenzione, non escludiamo qualche locale nubifragio al centro-sud. Una perturbazione ben strutturata a tutte le quote. Nel corso poi del tardo pomeriggio alla serata si sposterà verso Levante e il tempo migliorerà momentaneamente sull'Italia. Però attenzione, perché tutto il fine di settimana vedrà una giostra atlantica oltre Alpe, foriera ancora di fenomeni a tratti sulle nostre regioni. Venerdì, come vi dicevo, i colori viola, rossi, guardate i temporali anche intensi mattinata su parte del sud, soprattutto proprio sul basso Tirreno e parte della Puglia, inizia a migliorare poi dal pomeriggio, non solo al centro-nord, ma man mano anche al sud si sposterà verso Levante questo sistema temporalesco. I venti però vivaci in rotazione tutti tra nord-ovest e nord-est. Mappa della nuvolosità, molte nubi al mattino, poi le schiarite in avanzamento da ponente. In sintesi, la prossima mappa dell'Italia ci conferma l'instabilità che ancora al mattino investirà tutto il centro-sud, il nord-est con dei temporali, vi dicevo, anche intensi sulle regioni meridionali. Già le schiarite al nord-ovest, miglioramento che tra il pomeriggio e la serata poi da ponente si estenderà anche alle Adriatiche. Le temperature in flessione al centro-sud, giornata più fresca perché i venti ruoteranno da ovest a nord-ovest. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.